Ciao a tutti e benvenuti a Cucinare con Francesca. La video ricetta di oggi sarà il risotto con i carciofi. Preparare il risotto con i carciofi occorrono 4 carciofi, 250 g di riso, di quello originario, un mazzo di prezzemolo, uno spicchio di aglio, un litro di brodo vegetale, olio e sale quanto basta. Per prima cosa mettiamo a scaldare una pentola e aggiungiamoci 3 cucchiai di olio d'oliva extravergine d'oliva. Adesso che l'olio è caldo, ci tritiamo l'aglio. E aspettiamo che soffrida un pochino. Ora passiamo a pulire i nostri carciofi. La parte del gambo. Dopodiché lo strappalemo, cominceremo a farlo a listarelle. Se tante volte vedete che ha il pelo, toglietelo, questo non l'ha. Fate a pezzettini piuttosto sottili, ma non grossolani, non è che tanto bisogno di precisione. E spezzettate, continuate così con tutti quanti i carciofi. Ho spezzettato tutti i carciofi, l'aglio è pronto e andrò a metterceli insieme. Mescolo, aggiungo anche il pezzettino. Questo tagliato in maniera grossolana. Io ho usato il prezzemolo quello ricco, ma va bene anche l'altro. E facciamo rosolare 2-3 minuti, dopodiché aggiungeremo il brodo, quasi tutto. Dopo 3 minuti aggiungiamo il nostro brodo. Mettiamo quasi tutto, lo lasciamo solamente un pochettino, che quando bollirà metteremo il riso e la rimanenza lo mettiamo poco per volta, quanto basta, fino a che il nostro riso sarà cotto. Adesso che l'acqua bolle, i nostri carciofi, aggiungete una puntina di sale, questo sempre secondo i vostri gusti. Dopodiché si aggiunge il riso in un sol colpo, si mescola per benino e ora piano piano si farà cuocere. Ci vorranno circa 15-20 minuti e via via che si asciuga col brodo che vi era rimasto prima, aggiungetelo finché vi basta. Ed ecco qua. Dopo 15 minuti il nostro riso è cotto e ben asciutto. Ho aggiunto via via il brodo e l'ho usato tutto. Adesso non resta altro che impiattarlo. Ed ecco qua che il nostro risotto con i carciofi è pronto. È un piatto veloce, molto leggero e molto buono. Se volete renderlo ancora più gustoso, basta aggiungere un cucchiaio di formaggio e un filo d'olio. Se vi è piaciuta questa ricetta, lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale. A presto!